Al Vallese di Alba Adriatica, l'obiettivo di Alba e Casalbordino è uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica. Mister De Amicis in avanti si affida a Torre, Icramellà e Passamonti. Il nuovo allenatore del Casalbordino di Biccari, che in settimana ha preso il posto di Soria, invece si affida all'imprevedibilità di Spadafora, Zinni e Salerno. Ne viene fuori un primo tempo frizzante e ricco di occasioni da una parte e dall'altra. Al quinto Passamonti ci prova da fuori area, tiro debole che non impensierisce Tano. Tre minuti dopo arriva il vantaggio degli ospiti. Spadafora riceve dalla sinistra, si libera del proprio marcatore e scarica un tiro violento sul primo palo che batte Barduani. Al tredicesimo il Casalbordino ha l'occasione per raddoppiare. Spadafora serve Salerno che calcia, ma l'estremo di casa si salva con i piedi. Tredicesimo minuto, cross dalla sinistra, Icramella prova di testa, ma il tentativo è debole e impreciso. Dall'altra parte Della Penna calcia da casa sua, il pallone sorvola la traversa. Al venticinquesimo Zinni approfitta dell'errore in uscita di Barduagni. Giovannone salva tutto sulla linea. Al trentesimo ghiotta occasione per l'Alba. Su una punizione si crea una mischia. Tano è bravo a rispondere sul tentativo ravvicinato di Censori. Al 42esimo Torre porta la partita in parità. Sfrutta una palla verticale di Icramellà e supera il portiere e spedisce la palla in fondo al sacco. Si va a riposo sull'1-1. Con le riprese di Flavio Forcellese andiamo al secondo tempo. Nei primi 10 minuti Barduagni si supera due volte, prima sull'incornata di Salerno, che sfrutta un cross dalla sinistra, e poi sul sinistro di Zinni, in area di rigore. All'11esimo tiro da lontano di Dalla Penna, l'estremo di casa blocca. Al 15esimo Icramella serve in corridoio Picone, che calcia potente, ma impreciso. 5 minuti dopo, Salerno per Spadafora. Gran tiro dalla distanza, Barduagni si distende e manda in corner. Al 29esimo Salerno di testa manda a lato, su un traversone dalla sinistra. 35esimo minuto, Fabrizi servito da Di Stefano liscia il pallone nell'area piccola. Allo scadere arriva il gol vittoria dell'Alba con Marini, che si trova solo in area e batte Tano, 2-1. Casalbordino si riversa in avanti, ma esclusa qualche mischia non riesce a rendersi pericolosa. Termina 2-1, 3 punti d'oro per l'Alba Adriatica che si porta a quota 6. Per il Casalbordino arriva una sconfitta che, vista la prestazione, non merita.